Buonasera, buonasera, nuovo appuntamento con il professionista risponde. Questa sera la professionista risponde. Perché abbiamo la dottoressa Eliana Lanza che ci parlerà di medicina in senso lato, perché le vostre domande ci aprono prospettive veramente importanti. Allora, grazie dottoressa per buonasera, essere con noi. Buonasera buonasera a tutti, è sempre un piacere. Beh, il piacere chiaramente è tutto nostro e eh, della nostra Enrica Giuffrida, perché lei fa anche le domande perché eh, ha interessi sì. particolari. Buonasera direttore, buonasera a tutti, ho selezionato anche questa settimana per la dottoressa delle domande molto interessanti, parleremo di vari argomenti tra medicina estetica, nutrizione e molto altro, eh, vi ricordo come sempre che potete continuare a scriverci a redazione e anche su Whatsapp al 320-693-8702 allora, volete restare giovani? Dovete sintonizzarvi sempre su TRM sul Professionista Risponde e poi affidarvi alle sapienti cure della dottoressa Leanza che è qui con noi come abbiamo detto. E allora iniziamo subito con le famose domande. Allora iniziamo a parlare di medicina estetica grazie alla domanda di Franci da Paterno che ci chiede che trattamento consiglia per avere una bella pelle in poco tempo e senza utilizzare aghi? Grazie. Eh beh, bella domanda questa qua. Come sì, possiamo rin fare? Ringraziamo Franci per la domanda mm. perché è molto interessante, perché ahimè oggi si pensa che l'unica soluzione siano gli aghi, quindi i filler, il botox e mm. quant'altro. In realtà in medicina si parte sempre dalla cura e la cura della pelle è importantissima. Vi ricordo che è l'organo più esteso del nostro corpo, quindi prendiamocene cura. No, il, il problema è che in poco tempo non, non si può fare in poco tempo. Dobbiamo avere costanza perché l'acqua di Lourdes, ahimè, non sì. serve a questo. Eh, però con una skin care specifica, quindi magari andate dal professionista, fate un check up cutaneo, vi prescriverà sia dei trattamenti da eh, effettuare in studio, come qualche peeling, oppure mm. esistono dei prodotti come il Biorrepil, il PRI. X, che nascono come biostimolanti senza aghi ma che avendo un TCA tamponato o al 30 o al 50% permettono anche di avere un effetto peeling molto delicato si può fare tutto l'anno eh, e quindi da una parte creiamo esfoliazione e stimolazione delle fibroblasta che sono le cellule della nostra pelle dall'altro diamo gli attivi giusti che penetreranno meglio come la vitamina C, il retinolo oppure un po' di di idratazione non grassa, magari un po' di acido ialuronico e piano 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 ricostruendo la barriera epidermica, riusciamo ad avere dei bellissimi risultati, quindi non è che andiamo a cancellare le rughe, perché le rughe su una pelle bella e curata sono anche accettabili. Quindi non perdete la speranza, non rivolgetevi a dei maghi, basta la scienza e la professionalità in questo caso anche della dottoressa Enrica sì, passiamo alla prossima domanda arriva dai nostri social, è molto interessante e anche molto specifica. Chiedono alla dottoressa: "Nel suo studio fa anche il trattamento criolipolisi? È doloroso? Vorrei trattare la zona del mento". Mm. Criolipolisi? Sì, crioghiaccio L'ipolisi, Arrate, la lisi mi del di grasso. freddo, non so perché. Esattamente sì. Eh. Quindi col freddo mm. noi andiamo a danneggiare la membrana della lipocita, che è la cellula del grasso, e una volta mm. che la membrana è stata danneggiata, il corpo la riconosce come una cellula che non va bene e la elimina. In questo ah. caso ci piace, sì, io faccio la criolipolisi. In alcuni mm. casi, non è necessario fare criolipolisi nella zona qui sotto del mento, magari se c'è un doppio mento o un eccesso di grasso nella zona. Ma si possono fare anche delle infiltrazioni di farmaci specifici che fanno una lipolisi, eh, diciamo chimica, non da freddo. Il risultato è abbastanza rapido ed è veramente molto soddisfacente. Bene, benissimo. Sempre risposte esaustive, eh? cioè la scienziata che mettiamo a vostra disposizione. Passiamo alla prossima domanda. Salve dottoressa, sono una futura studentessa di medicina. Mi piacerebbe diventare medico estetico. Qual è il percorso di studi da fare? Ringraziamo Isabel da Palermo. È molto lunga la questione per arrivare. Cioè... Penso che sia oggi allora, molto è bellissimo che mm. lei da studentezza già pensi a che percorso fare. La perché... specializzazione. Sì, allora non esiste una specializzazione in medicina estetica ad oggi. Diciamo che ci sono però dei master mm. eh, che si possono legare ad altre belle specializzazioni eh, dove il medico può acquisire le competenze per fare il medico estetico. Eh, quindi prima si laurea in medicina e chirurgia, poi può scegliere di fare una specializzazione magari un po' più affine che può essere l'endocrinologia, mm. la dermatologia, la chirurgia plastica, la, mm, eh, diciamo anche il, la dietologia ecco. è molto affine eh, oppure può anche scegliere di non avere una specializzazione ma andare direttamente a fare dei master, master universitari o di scuole quadriennali. Eh, nessuno, ahimè, ci insegna tante piccole cose che sono fondamentali in questo mestiere. Per esempio, io sono trainer per due grosse aziende eh, e spesso insegno l'anatomia del volto. Mm. Noi abbiamo delle, nel nostro percorso di studi due barra tre esami di anatomia, ma il volto è la parte che è un attimo più um, lasciata in disparte, quindi non viene molto approfondita, mentre per il medico estetico è importantissima. Eh, ecco, possiamo dire che nella medicina non si finisce mai di studiare, perché confermo. bisogna andare sempre... Avanti anche perché i tempi ci dicono un po' questo, un po' in tutte le professioni, ma in particolare nella medicina, possiamo dire: sì, è verissimo, e soprattutto in, ultimamente, nell'ambito della medicina rigenerativa oppure mm. quando parliamo di bioma intestinale, stiamo oh, scoprendo continuamente tantissime cose. Quindi, se il medico, per quanto sia laureato, specializzato, abbia sì. fatto master, non continua a studiare, non riesce a stare al passo coi tempi, e quindi non riesce poi a soddisfare la richiesta del paziente quindi è importante sottolineare questo aspetto quando uno si rivolge a un medico deve cercare di capire non è quel famoso medico che si è laureato 30 anni fa ed è rimasto ai libri di 30 anni fa bisogna eh, diciamo andare avanti perché l'evoluzione eh, ma anche fisica cambiano sì. parecchie, parecchie cose quindi bisogna essere al passo con i tempi ecco diciamo così Erika. Sì, passiamo a un'altra domanda, parliamo di nutrizione, quindi cambiamo argomento e ci chiedono: "Buonasera, la frutta consiglia di mangiarla prima o dopo i pasti? Soffro di gonfiore addominale." Mm. Tra l'altro la frutta pare che dico, dicono i, diciamo, gli scienziati, in questo caso, che si deve mangiare sempre lontana dai pasti. Confermo, va mangiata assolutamente lontana pa mm. dai pasti. Ai miei pazienti la consiglio come spuntino a metà mattinata. Eh, di solito il mio paziente è un paziente che comunque mm. vuole rimanere in forma, vuole eh, perdere qualche chilo, quindi non mangiatela il pomeriggio ma preferite a metà mattinata, va bene qualunque frutto, basta non eccedere. In alcuni casi associamo, mm, vi do questa chicca: mm. eh, il paziente magari sportivo, che vuole dimagrire e quant'altro, mangiare eh, gli amminoacidi a stomaco vuoto al mattino e subito associare una mela verde, preferibilmente un po' acerba, con la buccia. Questa ah. associazione diciamo che lavora moltissimo sul metabolismo e, e quindi li aiuta a dimagrire, lavora sulla massa muscolare. Eh, diciamo, ve lo sto giusto accennando, è un ecco, discorso complesso, ma prendetela lì: amminoacidi la mattina digiuno e subito mela una mela verde, verde mela un po' acerba, verde, con poi, buccia, con buccia, perché è sempre importante lavarla bene, però Vi eh, sì, prego lavatela bene! <ride> Questo è essenziale! No, mi viene il ristorante, tu vai al ristorante, alla fine vuole della frutta? Cioè, tu hai no. appena cenato. Quindi... No, vuole la frutta? No, risparmiamo questi soldi. Vuole il dolce? No, neanche quello, mi raccomando. Solo che cosa? Il caffè. Il caffè. Il caffè, va bene. Allora, cena. Senza zucchero. Ristoratori, non tentate i nostri palati con la frutta e i dolci perché non si fa. Non si fa. Abbiate coscienza e accortezza in questo, Enrica. Prendiamo appunti nel frattempo, ma continua a parlare di cose buone da mangiare perché si parla di castagne. Dottoressa, mm. le castagne vanno bene come spuntino sano. Quante se ne possono mangiare? Sono troppo buone. Eh. Ringraziamo Lucia da Catania. Bravo, bravo, questo è importante. Lucia ha ragione. Io mm. ne mangerei tantissime perché le adoro, mm. veramente buonissime, però ricordiamoci, ci sono molto molto caloriche. Mm. Quindi spuntino sano sì, però uh, consigliarvi di fare proprio lo spuntino con le castagne, non conoscendo se siete in sovrappeso, se siete diabetici, eh. Eh, non me la sento, però sicuramente un paziente in forma e in salute, due o tre castagne come, come spuntino va bene. Sono cariche di zuccheri le castagne? Sì, sono cariche, hanno dei carboidrati vegetali ad alto livello energetico però è innegabile che sono buone. sono <ride> eccezionali e... poi tra l'altro da noi c'è questa usanza di tanta gente che per strada le propone subito last minutes, come si dice. È, è la fantastica perché sono no. calde calde, le mangi eh. subito, fanno una delizia. E infatti. Eh, cosa che cieli, due o tre sono poche, effettivamente. Sono poche <ride> effettivamente. <ride> e non l'hai ancora assaporata bene. Eh sì. Allora, direi di passare alla prossima domanda. Daniela da Reale ci chiede: Sono una donna di quasi 60 anni, con una pelle molto sottile del viso e sulle guance. Vorrei avere più volume, ma ho paura di non riconoscermi più allo specchio. Cosa mi consiglia di fare? <ride> Addirittura, cioè, voglio dire prima ancora ha paura di non riconoscersi allora la paura è assolutamente giustificata mm. perché mm. in giro mm. ahimè si vedono cose brutte dove veramente sono stati cambiati i tratti somatici i connotati dei, dei, esatto mm. del, del paziente quindi la sua paura è giusta eh, diciamo che la medicina estetica fatta bene eh, quindi dove va a gestire i volumi del volto sul contorno eh, non le cambia eh, i connotati come dice il direttore. <ride> eh. Però prima ancora di far questo, visto invece che ha la pelle sottile e che a 60 anni, sicuramente avrà una pelle sottile perché è in menopausa, quindi bisogna un attimo prima curarla questa pelle, un po' il discorso che abbiamo fatto prima. Magari fare una gestione dell'equilibrio dell ormonale, visto che la signora sarà in menopausa, la, andare a lavorare sulla barriera epidermica, inspessire già eh, il derma proprio mm. per ristrutturare questa pelle e poi caso mai andare a lavorare con un iniettivo. Questo è importante, ce l'abbiamo il tempo per un'altra domanda? Sì, abbiamo Enrico. una domanda velocissima che arriva dai nostri social molto diretta, che differenza c'è tra Botox e Botulino? Botox e Botulino. Eh, che differenza c'è? Assolutamente <ride> nulla. Il eh. Botox è il nome commerciale di un prodotto che in Italia si chiama VistaBex, ma a livello internazionale si chiama Botox. Eh, il principio attivo è la tossina botulinica, quindi è la stessa identica cosa, però è stato il primo a entrare in commercio e quindi tutti quanti usiamo questo nome commerciale per definire un farmaco. Ecco, ma da quanto tempo è che si parla di questo Botox? Così, andando indietro con la memoria, quando ha intrapreso i percorsi anni? di studio c'era già il Botox. Sì, certo. già... Allora, il Botox è stato scoperto da due mm. oculisti che lo sì. usavano per trattare lo strabismo. Ah, addirittura... Trattando lo strabismo si sono resi conto che miglioravano le rughe e quindi, quindi eh, l'azienda farmaceutica che lo produceva ha, fa, ha avviato degli studi scientifici per poi fare una registrazione con indicazione eh, per le rughe glabellari, che sono le rughe in questa zona. Poi successivamente è entrato al, al, nel foglietto illustrativo anche le rughe perioculari e quelle frontali. Poi si usa per tantissime altre cose, perché ricordiamoci che il neurologo lo utilizza anche per molte patologie di... Spasmi muscolari, eh, ma anche io, per esempio, mi capita di usarlo per il blefarospasmo, per il bruxismo, quindi si usa per le patologie perché è un farmaco. Poi toglie anche le rughe. Benissimo, una scoperta è stata fatta pensando di utilizzare un farmaco per un'altra cosa, e questo spesso accade sì, nella, spesso. nella medicina. Siamo arrivati alla fine, ci dispiace di questo approfondimento con la dottoressa Leanza Noi l'avremo ospite prossimamente. Mi raccomando, sempre puntuale come lei sa essere, e solo per i saluti. Vi sì, ricordo velocemente la mail dove potete scriverci le vostre domande, redazione chiocciolafuturapress.it. Scriveteci anche sui nostri social, ci trovate sempre come Futura Production. Grazie. Bene, grazie per averci seguito. Appuntamento al prossimo professionista.